abbiamo appena passato l'aeroporto. Come potete vedere, qui c'è la sbarra. Casomai il ponte fosse chiuso, è qui, sta per iniziare il tunnel sottomarino. Quindi passiamo sotto il mare adesso. Anche il treno fa la stessa cosa, poi risalgono tutti e due, sia la strada che la ferrovia, e il treno passerà poi sotto la strada, sul ponte. Quindi questo è il ponte sottomarino. Di Øresund. Adesso qui c'è acqua qua sopra, siamo sotto il mare, che tra l'altro poi è quello che divide il Mar Baltico dal Mare del Nord. Bene ragazzi, stiamo per uscire dal tunnel. Adesso percorreremo un pezzo dell'isola artificiale che è stata costruita apposta per collegare, diciamo, quello che è il tunnel con il ponte. Vedete la ferrovia qui di fianco che ci passa proprio qui a parte. Adesso si infilerà la ferrovia sotto la strada e percorreremo il ponte vero e proprio. Pensate che quest'isola è stata costruita artificialmente ed è lunga più di 4 km. Eccolo là il ponte. Siamo ufficialmente in Svezia, qui abbiamo il casello per pagare il pedaggio del ponte. Bene ragazzi, siamo arrivati a Malmö, adesso mi faccio un giretto in città, ma proprio una roba veloce, e poi riprendo il pullman e torno a Copenaghen, che domani si torna in Italia, mannaggia. Allora ragazzi, questa è le prime immagini di Malmö, campanile della chiesa di San Pietro, che è la cosa interessante più vicina che c'è qui alla stazione. Beh ragazzi, c'è da dire che il campanile della chiesa di San Pietro è bello massiccio qui a Malmö. Ragazzi, qui a Malmö la gente si gode della vita, ci sono i locali strapieni di gente dappertutto, veramente bellissimo. E guardate che luce che fa il sole sui palazzi, guardate che belli che sono. Sono le 8:05. Allora ragazzi, questa è Lilla Torg, che è la piazza centrale di Malmö.
Guardate quanti locali, quanta gente. C'è pure la fontana, adesso vado a riempire d'acqua la mia borraccia. Ma che roba. Ragazzi, sono sul ponte Fersens, che sotto c'è il fiume di Malmö. Guardate che bellezza che è. Che spettacolo. È molto carina questa città, ragazzi. Un po' sottovalutata, ma molto carina. Ragazzi, guardate che bellezza questo palazzo. Questa è la biblioteca di Malmö. Che qui ci sono i cartelli, di lì si va a Copenaghen, che qui si scrive Copenhagen, tramite il ponte di Øresund, quello che abbiamo percorso prima, e di là si va a Göteborg. Ragazzi, qui nel parco vicino al fiume, vicino alla biblioteca, Malmö, ci sono anche le lepri che mangiano l'erba. Ragazzi, non pensavo che anche a Malmö ci fossero i mulini a vento. Cioè, la cosa figa è che qui a Malmö, ma ho visto che questo c'è anche un po' in tutti i paesi scandinavi, anche a Copenaghen, e l'ho visto anche, se non sbaglio, a Tromsø. Ci sono queste cose qua, dove c'è l'acqua, c'è la scala, c'è il salvagente, non si sa mai, se uno cade dentro, qualcuno lo tira su. Allora, ragazzi, io mi trovo a Malmö, come già sapete, e vabbè, lì ci sono i pescatori, solito, ma questo qua è un ponte mobile e guardate com'è il funzionamento. Cioè, c'è una bestia lì di calcestruzzo che fa da contrappeso e praticamente il ponte, quando si alza, si appoggia come una ruota, questo, su questo, su questa cremagliera, guardate, vedete? Questa è una mega cremagliera dove praticamente il ponte rotola letteralmente sulla cremagliera e si apre. Cioè, mi piacerebbe vederlo quando si apre, come cavolo fa, perché deve essere veramente fantastico. Bene, ragazzi, e con l'Università Marittima di Malmö ho concluso la mia visita in questa piccola ma molto bella città. Ritorno alla stazione, prendo l'autobus, potrei prendere anche il treno, ma costa di più e tra le altre cose passa nella parte sotto del ponte di Øresund, quindi non si vede un granché, e torno a Copenaghen. Da Stefano, ciao a tutti. E grazie, iscrivetevi al canale, mi raccomando.